Allora, innanzitutto i rapporti con l'Italia sono inclinati da anni, perché San Marino non è mai stata trasparente, non è mai stata coerente con le promesse fatte con l'Italia. Adesso stiamo qui a svegliarci un bel giorno e dire abbastanza con l'Italia, sono messo in questo. Non è una novità. Almeno tra i governi che si sono susseguiti nei diversi anni lo sapevano, l'hanno sempre saputo, ma hanno sempre tenuto la cosa molto assoluta. E noi pensiamo, direte, che prima di pensare, a parte che questo accordo che verrà firmato, stipulato, per uscire dalla blacklist, bisogna vedere se sarà ratificato, ma per essere ratificato bisogna che San Marino si muova per migliorare verso questo senso, non che parole rimangano solo parole, progetti o promesse. Rete vede il miglioramento con i rapporti con l'Italia, in primis con il miglioramento del nostro sistema economico e finanziario, che non sono riuscita prima a spiegarvi bene. Però effettivamente, se noi cominciamo a lavorare al nostro interno, rendendo tutto il sistema più trasparente, mettendo un regime trasparente quale può essere l'IVA, cominciando a fare della vera pulizia all'interno, noi pensiamo che comunque le cose vengano anche abbastanza da sole. E poi lo sviluppo non è che si ferma con l'uscita dalla blacklist, perché lo sviluppo bisogna rilanciare il sistema dall'inizio, bisogna sviluppare altre categorie che non sono quelle solo legate fra banca e finanza. E quindi ci vuole un progetto concreto che a me mi dispiace, poi negli altri programmi dei partiti non ho visto. Un progetto, rete intende un progetto di sviluppo che tocca a 360 gradi tutto il sistema economico e sociale del sistema. E tocca sì l'industria, il commercio, il turismo. Noi lo intendiamo tutto in programma sulla rinnovazione e sull'ecosostenibilità. E praticamente, se noi attraiamo industrie ecosostenibili, mi intappo come sempre, come al solito, non è problema. No, noi vorremmo attirare soprattutto industrie che puntano sull'ecosostenibilità. Poi valutare anche il nostro PRG, regolatore generale, valutando le zone dove poter produrre dei prodotti totalmente made in San Marino e riproporli nel nostro centro storico, che sarà arricchito di eventi culturali, artistici e non solo, esportando anche tramite le nostre consulte estere, perché noi ci ricordiamo delle consulte solo durante le elezioni. Loro sanno molto di noi non sappiamo niente di loro, non li coinvolgiamo mai nelle nostre situazioni, di modo da ricreare un sistema paese con un senso, perché a noi manca un senso di sistema, non ce l'hanno ancora dato. Rete ce l'ha nel suo programma, che è ben spiegato in movimento.rete.org.